ما فاق الوضع. Popolo, ma deve scegliere la crisi. Non può dire. Importante, no, è una parte del popolo. Dice, credi che una cosa, sorella, il giorno 14 è stato. Molti ti conoscono e molti no, come Rosario sta detto. Diciamo che ho preso in mano insieme ad altre persone, amiche, questa questione del. Innanzitutto voglio fare dei ringraziamenti qui al Presidente della Società Operaia, al suo consiglio, ai soci che ci hanno ospitato qui questa sera per parlare di questo argomento che, al quale teniamo particolarmente. Però c'è da dire una cosa, che evidentemente il nostro Vescovo non conosce bene il territorio. Perché non conosce il territorio? Per un motivo molto semplice, perché ogni popolo di ogni paese della penisola salentina reagisce in un modo. Sant'Agnello in verità non ha fatto altro che prendere atto di quello che sono state le decisioni del vescovo e ha pensato praticamente di, come dire, di reagire diversamente. Volevo anche ringraziare sinceramente le persone che stasera non sono venute, parlo di domenica, domenico 5, purtroppo per impegni di lavoro, e di chi forse non è che non ha voluto intervenire, diciamo che non ha potuto, tra virgolette, intervenire. Chi non si espone, secondo me, è già colpevole a priori, soprattutto in una situazione di questo tipo. Ma a tutto questo inizierei dalla cronaca, dalla stampa, per un motivo molto semplice. Perché mi va di, non so se avete avuto modo di leggere in questi giorni tutto quello che la stampa ha scritto in riferimento alle dichiarazioni del vescovo. Eccellenza, io voglio dire una cosa in particolar modo. Siccome c'è un punto che vado a leggere, che è importante a questo punto chiarire alcuni concetti, nella Chiesa c'è sempre la possibilità di dialogo e di confronto. Incontrerò i sostenitori del diritto di patronato non appena sarà arrivato un pronunciamento ufficiale su questo tema. Nel frattempo mi auguro che il dibattito prosegua secondo toni civili, rispettosi e pacati. Eccellenza. Io non credo che il popolo di Sant'Agnello sia venuto sotto la diocesi con mazze e pietre. Io non credo che praticamente abbiamo questo tipo di comportamento. Di quali toni civili? Forse devo abbassare la voce adesso per mantenere un tono pacato. Il popolo di Sant'Agnello non ha fatto altro che rispondere in un certo modo. Quello che sostanzialmente prevede il codice di diritto canonico. E che dice? Signori cari, avete qualche cosa da dire contro praticamente un'autorità? Benissimo, fate ricorso. È quello che il popolo di Sant'Agnello ha fatto. Ha interrotto dei termini con una lettera e successivamente ha depositato nelle mani dell'avvocato Domenico Balsamo, esperto in diritto canonico, un ricorso generale. Abbiamo fatto questo, eccellenza, non abbiamo fatto altro. Il popolo di Sant'Agnello non è insorto, il popolo di Sant'Agnello non ha fatto altro, non
una far parte per rispondere a chi ha iniziato questa battaglia con una nomina che non andava assolutamente fatta, e poi fai la nomina e dopo successivamente vuoi l'incontro, vuoi chiarimenti, vuoi parlare. Secondo me si chiarisce prima, si parla prima e dopo si fanno le cose. Ma se tu vedi quello che ha iniziato e il popolo di Sant'Agnello non ha risposto in maniera così negativa, ha fatto quello che il diritto prevede. E dici, non c'è bisogno che tu dichiari guerra, basta che dici la verità. È quello che stiamo facendo adesso. Noi diciamo la verità, e ancora prima di dire la verità, a questo punto ci siamo già fatti dei nemici. E a questi nemici voglio dire solo una cosa: il permesso di discutere questa sera l'abbiamo avuto, per cui siamo tranquilli. Nessuno potrà dire che sinceramente questa giornata non è legale. Abbiamo avuto anche il permesso di poter stare insieme. Vabbè, andiamo avanti. Sempre nelle citazioni di Sua Eccellenza c'è quest'altro punto. Diritto di patronato rappresenta una forma del passato basata su situazioni economico-sociali diverse rispetto a quelle odierne, che bisogna adeguare alla nuova idea di Chiesa emessa dal Concilio. Io mi ricordo che anche sono cercato, Eccellenza, io mi ricordo nel 1975, e tanti dei presenti lo ricorderanno, ci fu un film famosissimo di Mario Monicelli, si chiamava Amici Miei, dove c'erano tanti attori famosi, tra i quali c'era Ugo Tognazzi. Mi è rimasta impressa una cosa di quel film che diceva Tognazzi, quando parlava di supercazzola. Non è una cattiva parola, non me ne voglia, ma quello che io leggo qua secondo me deve definire tale. Che significato ha? Odierno bisogna adeguare alla nuova idea di Chiesa emessa dal Concilio. Il Concilio nel mezzo non ha detto niente, Eccellenza, e continuerà a non dire nulla. Non si vada a trincerare dietro delle situazioni che non sono reali, che non sono veritiere. Quando lei mi dice che praticamente questo discorso diventa anacronistico, il popolo difende una secolarità, difende un diritto, il famoso ius, che i nostri padri, i nostri nonni contadini, e molti lo ricordano, ci ritengo ius, ritengo ius, e questo è un diritto che è sancito dal codice, che è ancora vigente. Questo benedetto articolo del codice è ancora vigente. Il popolo ha diritto alla sua elezione. E tu non puoi cancellare con un colpo di spugna la storia, non solo. Ma poi facciamo un'altra riflessione. Io dico una cosa semplice. Tutti quanti, la stampa compresa, gli amici, quando discutiamo, noi parliamo di diritto, diritto. Vedete, io forse sarò troppo, come dire, buono, voglio pensare diversamente. Io non ritengo che questo sia un diritto. Io ritengo che questo sia semplicemente un atto di riconoscenza che la Chiesa ha dato ai suoi benefattori. Allora scusatemi, io quando ti sono servito per costruire le chiese, per riattarle, per ricostruirle, sono stata una persona generosa. Sono stata una persona alla quale tu mi aprivi le porte. Successivamente questo atto di riconoscenza lo vogliamo cancellare con un colpo di spugna. Di elezione sancito dal codice e non viene applicato, mi spieghi, Sua Eccellenza, per quale motivo lo ius patronatus per l'elezione dei vescovi in alcune diocesi italiane, soprattutto in Germania, viene applicato. Bravo. Allora, per i vescovi
che il vescovo, come dire, abbia toppato, ma continuiamo sempre in quello che praticamente ci dice. Fa sapere Monsignor Alfano, è in corso un dibattito volto a conciliare questa antica e radicata tradizione con i moderni orientamenti della Chiesa, riflessione alla quale pure la nostra diocesi sta contribuendo. Allora, immaginatevi una cosa. Oggi come oggi la Chiesa ha mille problemi, ne ha tanti, ve lo posso garantire, anche per alcune mie frequentazioni personali. Di certo la Chiesa in questo momento non si preoccupa di andare a modificare un articolo del codice, e per quando io dico e faccio riferimento, chi dovrebbe modificare questo articolo del codice è la CEI, la conferenza episcopale. Solo lei è deputata a mettere mano sul codice. E cozzano l'una con l'altra. Eccellenza, ma io non credo che lei conosca il diritto. Oltre a godere indistintamente della mia fiducia. Allora, io dico una cosa, ci saranno dei parroci a Sant'Agnello, ci saranno, e credo come, e voglio, li conosciamo tutti. Allora perdonatemi, qua ci sono parroci di serie A e parroci di serie B. Allora, tu godi della mia fiducia, l'altro no, sono figli di... Un altro vicino. Non è giusto, non è assolutamente giusto. Andiamo avanti. Fa sapere Monsignor Alfano, è in corso un dibattito volto a conciliare questa antica e radicata tradizione con i moderni orientamenti della Chiesa. I moderni orientamenti, ci dica quali sono. Siamo delle persone evidentemente ignoranti, non sappiamo quali sono i moderni orientamenti della Chiesa, oppure praticamente sono degli orientamenti che lui ha fissato nella sua mente. Ma ritorniamo alla sua cazzo, come dicevo prima. Riflessione alla quale pure la nostra diocesi sta contribuendo. La diocesi orientina, tanto di rispetto, sorrendo Castellammare, volete che praticamente stia contribuendo a Roma a parlare di un argomento di questo tipo? Io non ho rito praticamente, ma non credo che, io non ho parole per dire una cosa del genere in un contesto di comunione e partecipazione, una contraddizione in termini. Eccellenza, allora lei da una parte mi dice che ci sono alcuni parroci che godono della sua fiducia e altri no. Poi mi dice che c'è comunione e partecipazione. Allora, se noi leggiamo bene il codice di diritto canonico, c'è l'articolo 523, tanto vituperato, no? Di cui discorriamo stasera, di discorrere. Ma subito dopo c'è il 524, che molti evidentemente non leggono. Ve lo leggo io. Il vescovo diocesano, dopo aver valutato tutte le circostanze, affidi la parrocchia vacante a chi ritiene idoneo ad esercitarvi la cura pastorale, esclusa ogni preferenza di persone per giudicarne l'idoneità. Senta il vicario foraneo ed esegua le indagini opportune, uniti, se del caso, determinati presbiteri come pure fedeli laici. Io, Raffaele, il popolo di Sant'Agnello non è stato ascoltato. I presbiteri di Sant'Agnello
che ce ne sono, non sono stati ascoltati. Allora ritengo che questa sia una contraddizione interna. Se tu vuoi una chiesa partecipata e questa chiesa partecipata dopo non la ascolti, è cara eccellenza, è una, diciamo una cosa e ne facciamo un'altra? E questa è la realtà. Ovviamente anche le confraternite, ed è giusto che praticamente le confraternite non hanno assunto nessun tipo di nessuna posizione nel merito. Perché? Perché è giusto riflettere su questa questione. Perché questa è una questione non di alcuni, non di pochi, ma di tutti. È una questione che attiene solo ed esclusivamente e prevalentemente al popolo, il quale si trova calato lì una persona, non so se sia voluta o mal voluta, ma di certo una persona che non dà motivo e modo al popolo stesso di accettare. Allora, per non entrare nel merito dell'articolo, e lascio poi dopo la parola a Raffaele, io voglio dire una cosa importante. Seguendo le parole di Papa Francesco, Papa Francesco ha invitato la Chiesa, il suo clero, a non alzare muri, ma a costruire ponti. E bene, signore, cioè pensa, se noi dobbiamo innalzare i muri, se lei innalza i muri, non c'è problema. I nostri saranno ben più saldi, ben più forti. Se invece dobbiamo costruire ponti, facciamolo. Sediamoci ad un tavolo e discutiamo serenamente di questa cosa, fermo restando che diversamente noi andiamo avanti per la nostra strada. E quello che dicevo prima, il ricorso gerarchico che verrà presentato, lo porteremo avanti. Quindi andiamo avanti con i muri. Un'ultima cosa. Qualche buon amico mi ha inviato, manco a farlo apposta poi in questo momento, un passo del Vangelo di oggi. È brevissimo, però ci tengo a leggervelo, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di olio e marciume. Così anche voi all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Sembra fatta apposta. Noi oggi abbiamo questa riunione e abbiamo questo passo del Vangelo che ben ci dà la dimostrazione di fatti, che ben ci dà un quadro preciso di quello che stiamo vivendo. Lascio la parola a Raffaele, ma concludo con un'ultima cosa. Che per il passato ne ho parlato, ma in verità più che una definizione di
diocesi accanto alla gente, diceva San Giovanni dell'Apocalisse, la sinagoga di Satana. Grazie. Yeah.